L'Associazione Volontari di Strada di Agrigento, presieduta da Anna Marino, ha lanciato anche quest'anno la Lotteria della Solidarietà per sostenere le proprie attività a favore dei meno abbienti. Grazie alla partecipazione di una ventina di sponsor, sono stati assegnati 31 premi ed il primo, al biglietto numero 784, è un soggiorno per due persone a Taormina dall'8 al 10 marzo 2019, ospiti dell'hotel Ariston, offerto in palio dall'agenzia Amuni Viaggi. L'estrazione si è svolta ad Agrigento, nella sede dell'Associazione Volontari di Strada, al Viale della Vittoria 313. Il secondo premio, una cesta di prodotti dolciari artigianali offerta dalla pasticceria di Stefano di Raffadali, è stato vinto dal possessore del biglietto 231. Anna Marino commenta: è stata un'esperienza esaltante che ha visto coinvolta per quasi due mesi tutta l'associazione. Rispetto allo scorso anno, purtroppo abbiamo registrato un calo nella vendita dei biglietti. Ne sono stati venduti circa il 30% in meno rispetto alla 2017. Speravamo in qualcosa di più, ma comprendiamo le difficoltà e il momento storico nel quale vivono molte famiglie. Ringraziamo ugualmente gli agrigentini che ci sono stati vicini, così come ringraziamo di cuore tutti gli sponsor che ci hanno consentito di poter portare a termine questa iniziativa. Siamo felicissimi perché anche quest'anno, pur tra mille difficoltà, abbiamo cercato di dare un senso al Natale per i meno fortunati, per tutte quelle famiglie che vivono il dramma della mancanza del lavoro. E adesso ascoltiamo in proposito Silvia Licata. È la cesta di prodotti dolciari artigianali che è della ditta di Stefano. Vai giù. Diciamo che la vendita dei biglietti ha subito un calo, ne sono stati rispetto all'anno scorso, ne sono stati venduti circa 1.290-1.300 e comunque serviranno per finanziare l'attività dei volontari di strada, perché purtroppo le famiglie non diminuiscono, anzi se possibile aumentano, e quindi anche le nostre risorse hanno bisogno di nuovi finanziamenti. Un grazie agli sponsor e un grazie appunto a tutti quelli che hanno comprato i biglietti, che spesso neanche ci chiedevano i premi in palo, proprio avevano capito benissimo qual era la finalità di questa lotteria, che era appunto aiutare le famiglie in difficoltà, e quindi ciò che veniva venduto serviva soprattutto alle famiglie agrigentine. Il primo premio è stato offerto da Amuni Viaggi ed è un fine settimana a Taormina. Il secondo premio è una cesta di prodotti da Di Stefano e di Raffadali, e il terzo premio è un percorso benessere da Fabrizio Lagaipa dall'Hotel Costa Azzurra. La lotteria di questa sera chiude un percorso che abbiamo iniziato a Villa Seta, perché quest'anno appunto il Natale dei volontari è stato soprattutto cercare di portare l'attenzione sul quartiere di Villa Seta. Infatti il nostro era c'è un Natale a Villa Seta, abbiamo iniziato lì, poi abbiamo portato anche un po' di spirito natalizio addobbando l'albero nel quartiere di Bonamorone. Abbiamo cercato di andare noi dove ci sono, diciamo, le famiglie maggiormente in difficoltà, e quindi creando quello spirito natalizio che spesso non c'è, perché le famiglie hanno, diciamo, dei pensieri che non li portano sicuramente a festeggiare. A Villa Seta c'è stata la presenza delle forze dell'ordine, dell'associazione volontariato, dei presidi ospedalieri per fare prevenzione. Insomma, il nostro Natale quest'anno è stato all'impronta proprio per dare spazio e per dare luce a quelle zone di Agrigento che spesso noi non consideriamo.